Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidale e oggi siamo qui nel secondo episodio del Road to Max. Veramente ragazzi, abbiamo già fatto veramente notevoli progressi perché, come potete ben vedere qui, ho già costruito la mia prima torre inferno, è già funzionante, pronta e ha già difeso veramente, ci ha fatto fare un bel po' di trofei. Infatti vedete qua, ho vinto un casino di difese grazie alla torre inferno, qua mi ha attaccato anche con i mastini navici, cioè veramente difendono un casino ste cavolo di torre inferno. E abbiamo messo anche in costruzione la nostra seconda torre inferno, quindi scusate qua la barra di notifiche. Ho messo anche a fare l'arco X, pochi minuti fa ho messo a fare la torre della cera a livello 8, poi al 9, poi al 10 e poi all'11. Quindi ragazzi, questi erano i miglioramenti per quanto riguarda la città. Un breve consiglio: se fate il municipio a 10, fate subito Torre Inferno Arco X, perché cambiano veramente il villaggio e sono veramente fortissime. Quindi questo era il consiglio del giorno, la perla di saggezza di Yakidale che sicuramente nessuno di voi avrà mai conosciuto prima. Ovviamente scherzi a parte, finita l'altra Torre Inferno Arco X cambierò disposizione del villaggio, quindi se avete qualche villaggio molto molto bello che difende bene le risorse e anche per trofei, diciamo un villaggio per trofei che però difenda anche bene le risorse, in modo che io quando ho un bel po' di soldi metto il municipio fuori e sono a posto. Quindi se ce l'avete me lo potete tranquillamente mandare su Facebook, se no me lo cercherò io tranquillamente. E niente ragazzi, per questo, cioè per quanto riguarda il villaggio era tutto. Per le truppe sto ancora facendo i golem a livello 2, poi credo che porterò il laboratorio a livello 8 e farò i draghi al 4, perché non vedo veramente l'ora di avere una truppa al massimo di quelle potenti come i draghi, anche se i draghi sono stati un attimo, diciamo, non sono più forti come un tempo quando c'erano solo le difese a livello 7, quindi erano tutti più bassi e così via. Quindi sono nel clan Italy Free, potete entrare se siete campioni in su con tutto al massimo, quindi solo pochi di voi sicuramente potranno entrare. Io sono entrato perché faccio video, diciamo, ho avuto un po' di raccomandazioni di qua di là e sì, sono un raccomandato, quindi mi dispiace. E niente ragazzi, per quanto riguarda la mia vita sociale su Clash of Clans era tutto, direi che possiamo andare a fare un bel attacchino così random. Andiamo a cercare. Sarà una roba veramente noiosa, quindi vi taglierò tutto e ci vediamo tra pochissimo. Ok ragazzi, visto che comunque serviranno, cioè ci vorranno 2 ore per cercare un villaggio con delle risorse, ne approfitto per parlarvi un attimo, per dirvi 4 cosette che avevo in mente. Innanzitutto diciamo che volevo un attimo proporvi una sfida. Non l'ho mai fatto perché secondo me non è carino, non mi piace e mi sembra un attimo una cosa troppo, cioè comunque non mi piace. Volevo chiedervi 800 mi piace per questo video, quindi sarebbe molto molto figo raggiungerne 800 o anche tranquillamente di più. Quindi spolleciate a manetta e mi raccomando andate a mettere mi piace anche alla pagina Facebook, che fa sempre bene. Infatti siamo arrivati quasi a 1000 mi piace sulla pagina Facebook. Vi ricordo che lì avrete molti più aggiornamenti, robe varie, ogni tanto metto screenshot, cose varie che comunque sono carine da vedere se mi seguite, se volete vedere i miei progressi del villaggio e così. E niente ragazzi, l'altra cosa che volevo dirvi era il fatto delle nuove serie. Io sinceramente non so bene cosa fare, non so se dedicarmi solo ed esclusivamente a Clash o magari provare ad aprirmi a qualche altro gioco. Ho fatto il video su Star Wars, ma quello era una cosa a parte perché io tipo sono il fanatico di Star Wars, quindi ho fatto quello e basta. Volevo solo sapere se avete qualche idea in particolare, qualche sfida, qualche idea originale, perché io sinceramente non dico che non ho più idee, però ne ho tante e confuse e volevo un attimo capire cosa potrebbe piacere a voi. Quindi fate che scrivermi qui sotto nei commenti cosa volete e lo avrete tranquillamente. L'altra cosa che vi volevo dire era, diciamo, una sorta di sponsorizzazione. Allora, ne parliamo dopo perché intanto attaccheremo questo. Sarà un pelo difficile prendere le nostre risorse perché comunque sono concentrate al centro del villaggio, quindi sapete cosa facciamo? Siccome sono in cristallo 1 e ho 55.000 di bonus, noi facciamo questa grande provata. Se ci sono delle Tesla, mi incavolo, attiviamo l'abilità e distruggiamo il municipio. Ragazzi, mi sento veramente un pro con la regina e tutto, però io non, cioè ci sono queste torri inferno che danno veramente fastidio, quindi
non riusciremo a entrare, quindi abbiamo distrutto il municipio, andiamo via, ci prendiamo 55.000 di bonus e non è affatto male, soprattutto anche per i 200 di Nero. Comunque tenete presente che questo è gratis. Ok, dopo aver fatto questo bellissimo attacco, direi che posso dirvi quella cosa, quella specie di sponsorizzazione, che non è una sponsorizzazione, ma diciamo è un favore che faccio dei miei amici, visto che voi comunque che mi seguite siete in tanti. Questi due miei amici hanno aperto un canale, fanno video comici, secondo me sono molto molto carini, quindi link in descrizione. Il canale si chiama I Due Polli. Se vi piacciono, se trovate divertenti i loro video, se vi fanno sorridere e cose varie, andate a mettere un bel mi piace al loro video e iscrivetevi al loro canale. Non è che dovete iscrivervi per forza perché ve lo dico io, ma comunque se volete, se vi piacciono appunto, andate perché secondo me sono veramente bravi. Quindi ragazzi, questo era il secondo episodio del Road to Max. La strada è ancora lunga, ma già con l'inferno iniziamo, diciamo, a diventare dei mini pro. Mi sento già un pro con il municipio al 10, l'inferno così. Adesso a breve faremo anche le truppe al massimo e poi sarà veramente un'altra storia. Vi ricordo come al solito di passare per la pagina Facebook, di lasciare un bel mi piace, 800 mi piace, e cioè sarebbe veramente una cosa epica. E niente ragazzi, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video.